domanda che ci arriviamo benissimo. Frequenza Schumann. C'è in atto un cambiamento. Possiamo associare questo cambiamento di vibrazione a questo che stiamo dicendo? Sì, tecnicamente lo possiamo fare. Quindi possiamo sperare che stiamo diventando qualcosa di più mito. Speriamo. Non lo so. Non sono molto sicuro di questo aspetto della New Age, perché la New Age è comunque legata all'essere di luce, secondo me alla politica dell'essere di luce, del volemos e bene, come direbbe il mio amico Maurizio Baglietti. Volemos e bene. Volevo se bene. Allora tutto ciò che volevo se bene, ora ci pensa l'essere di luce, verrà poi lui che sistemerà tutti. Perché, No, in no. realtà le cose sono molto diverse, cioè la politica futura produrrà un'apertura verso la New Age che sarà un'apertura deleteria per l'essere umano. Cioè le cose funzionano in questo modo, secondo me. Funzioneranno in questo modo. Strategia politica aliena. A un certo punto arriveranno gli alieni. Gli alieni che si faranno vedere saranno i Sauri, i Ma serpenti. questa cosa che stai dicendo è quella che sento agli orti di 4-8 anni, in questo range di tempo No. succederà questa Questa è cosa? una cosa che è una mia ipotesi. Io me ne guardo bene di chiedere all'adotto cosa succederà in futuro, perché è un errore di programmazione neurolinguistica, cioè io non devo rifare la mappa del cervello, io devo guardare al territorio, direbbe la programmazione neurolinguistica, cioè non posso costruire un'immagine nella testa del soggetto di come sarà il futuro, né aiutarlo a fare questo, perché questa potrebbe essere un'operazione molto pericolosa. Cioè, le interpolazioni mi piacciono, le estrapolazioni matematicamente sono molto rischiose, perché se una retta è stata una retta, finora non è detto che da qui a dopo questa retta non possa Ma ok, ci farsi. sono delle variabili nel futuro, questo è il Ok, e fatto. allora io non gli chiedo mai come sarà il futuro, non mi importa. Però la quasi totalità degli adotti sono in grado di percepire il futuro. Io Io stesso non posso sono dirti di questo. da bambino, te lo posso giurare, e come te lo possono giurare anche altri adotti, che sai quando uno viene a suonarti la porta, sai quando suona Sì, il ma questo è un telefono. altro paio di Sai quando maniche. succederà in Vabbè, ma qualcosa, e questo è nel futuro comunque. No. Io so quasi, certo, io so quando uno mi sta telefonando, a Ah, ok, volte. allora sente la persona che sta venendo, ma non Certo. in realtà Non è che crede che sente sia la la persona che sta persona che sta venendo. venendo, la persona che sta venendo sta mandando un archetipo di segnale al mio inconscio e il mio inconscio lo recepisce. Perché questo Ok, ho accade? capito. Perché non accade con tutti? Questo allora non è un fattore del tempo, ma questa è una buona interpretazione perché fino ad oggi non si sapeva. Ma Tutti certo. credono di pensare, ah ma guarda che io riesco a sapere il futuro, invece no. No. Questa è una intercomunicazione tra i vari bracci, si potrebbe dire così, dell'anima. L'anima risulta un corpo solo, con diverse dita, ognuna ficcata nel sedere di ognuna delle persone che hanno, con uno spinotto. Ah, questa è l'interpretazione dell'anima. Una volta mi aggancio a questo discorso. Hai detto, e questa è una cosa che mi piaceva tantissimo, la raffigurazione dell'anima. In un posto è scritto, l'anima può essere come una grande medusa dove ha multifilamentosa, dove ogni filamento è dentro un essere Sì, umano. questo non me lo sono inventato io, E viene fuori questa dagli è una cosa adotti, bellissima. viene fuori dagli adotti. Gli adotti dicono così, descrivono questa cosa. Ma Ora, questa questa parlare è la della sento metodologia. proprio una cosa giusta. Ora, ammettiamo che questa cosa sia per un attimo vera, e allora il dito numero 4 e il dito numero 1 sono collegati tra No, sono loro. connessi. Questo vuol dire che se c'è questo collegamento, perché sono in realtà la stessa cosa, quello che sa il dito 1 in qualche modo lo può sapere anche il dito 4. Allora, se uno mi, faccio per dire, è un esempio, so che mi sta per telefonare un tizio, vuol dire che io e lui siamo collegati insieme, cioè vuol dire che io e lui abbiamo l'anima.
questa è una cosa bellissima che... Se invece, nello stesso modo, nello stesso momento, un altro mi telefona e io non sento questo, vuol dire che... Ma questo è solo dei due all'anno, solo dei due all'anno. Potrebbe succedere anche nello scambio delle informazioni, proprio del sapere? Sì. Stai dicendo delle cose incredibili, perché se associato al cambiamento di frequenza e se associato al nostro cambiamento, noi possiamo diventare qualcosa di bellissimo, dove cambierebbe comunque tutto. Se fossimo nell'Islam direbbero che noi siamo le vite di Dio. È difficile continuare a vivere conoscendo questa possibilità non potendola mettere in atto, in pratica. Dunque, la questione è una questione che secondo me è abbastanza risolta. Prima la coscienza, poi la conoscenza delle cose, non sono due aspetti fondamentali. A cosa serve tutto questo? Andiamo alla fonte. Quando io dico questo, l'universo viene creato, ma in realtà è sempre esistito. Cioè, la cosa che ha dato il via alla creazione è un essere, che non è l'anima ovviamente, è una cosa molto più semplice, che ha solo un parametro, che è il parametro dell'asse della coscienza. Solo quello c'ha, è solo coscienza. Che prima dorme, poi si sveglia, non è che non c'è. Noi aggiriamo questo fenomeno con la descrizione della rotazione. Questa cosa X comincia a ruotare su se stessa, appare, acquisisce coscienza di sé. Però il problema è che in quel momento non sa come è fatto, quindi ha bisogno di uno specchio per specchiarsi, ma lo specchio non c'è. E allora cosa succede? Me lo creo io uno specchio. Io ricostruisco lo specchio in cui specchiarmi. E costruisco l'asse dello spazio, del tempo e dell'energia potenziale, che se ti vai a ben vedere, come risultato finale, hanno un asse che è opposto all'asse della coscienza. Cioè, è l'asse della conoscenza. Tra coscienza e conoscenza nel mezzo c'è un piano di riflessione. I puristi direbbero un centro di inversione. C'è uno specchio. Un piano di simmetria. E questo serve all'energia creatrice ad avere coscienza di sé. Ad avere conoscenza di sé, cioè a vedere come è fatto. Però ho letto che tu, mentre fa questa cosa, perde la coscienza di sé. Certo, quello che sta succedendo è questo. Blocchiamo per un attimo, un istante, la creazione come è fatta oggi. Coscienza. Un po' di conoscenza, spazio, tempo, energia potenziale, che sono quelli che danno la conoscenza. Esiste in questo universo una cosa totalmente reale e una cosa totalmente virtuale. Quindi l'universo non è né reale né virtuale, come sono questi due correnti di pensiero. Questa è la, quel che chiamano Matrix? È una specie di Matrix, sì. L'unica cosa veramente reale che esiste, la realtà reale, è l'asse della coscienza, che c'era prima, che c'è ora e che ci sarà poi alla fine dell'universo. La parte virtuale, totalmente creata dalla coscienza, è l'asse dello spazio, l'asse del tempo e l'asse dell'energia potenziale, che sono assi virtuali. Questi assi virtuali mi permettono di dire che esiste il libero arbitrio, perché io tutti i giorni faccio il mio piccolo miracolo di fare quello che mi pare. Questo è un miracolo gigantesco, perché fa parte della continua creazione. Il primo essere, la prima coscienza che c'è stata, ha creato, e ha fatto il primo miracolo, e ha creato la virtualità. Io modifico questa virtualità, il giorno del mio piccolo. Non ti posso dire fermati l'una, ma però Wigner piega i cucchiai con la forza del pensiero. Lo posso paragonare a questa cosa qui. Posso fare il miracolo e la magia solo sulla virtualità, perché sulla realtà non posso creare modificazioni, perché la realtà è... Aspetta un momento. Questo in questo momento è realtà o è virtualità? In questo momento noi siamo un quarto reali e tre quarti virtuali.
un quarto reale, tre quarti un quarto reale, perché un quarto è la sfera della coscienza e gli altri tre quarti sono spazio e tempo di energia potenziale, che sono assi virtuali, la maglia. Qual è la cosa più importante? La coscienza.